più lungo, per forza. Via, via. Ti aiuto io. E per Bacco, non te lo aiuto sempre quando si tratta di qualche ricamo complicato. Vieni. Certo, se mi viene ad aiutare è meglio, ma tu sei la tagliatrice, inutile confondersi. Ma che confondersi? E non mi aiuti anche te quando c'è qualche corredo importante e siamo rimaste indietro. Oh, piuttosto, guarda, dimmi bene quello che devo fare, perché in fatto di ricamo, vero, io si sa. Ecco, tutto qui, qui, qui. Ah, qui, bene, qui, bene. Allora, è anche facile, guarda, guarda, guarda. Che ci vuole? Il ricamo, le arte tua, no? Chi è meglio di te? Sì, Allora, chi è che crea i più bei corredi? Beh, diciamo tutte e due, no? E se no, perché verrebbero fin qui a cercarci così fuori mano e fino a Santa Maria? Però non si dovrebbe continuamente rifiutare il lavoro, Figliola mia. Ringraziami Dio, il lavoro viene. E allora? Che è permesso. Avanti, oh, Fidalma. Entra, entra, Fidalma, vieni. Però c'è anche la Minora e la Delfina. Entrate, entrate tutte. Avanti, avanti anche loro. Venite, sì, le signorine ci fanno passare. Sempre a lavorare, Che permette, signorina? Guardi. Amore, bello. Un ricamo così, signorina, non si vede che dalle materasse. Ci credo. Non lo sapete, che a Carolina le fanno stimare e riparare anche i merletti antichi e perfino i veli antichi, che neanche il restauro degli Uffizi. Oh, chi gliel'ha insegnata, signorina Codestarte? La mia povera mamma, di nascosta mi babbo, non voleva mica lui. Con tutte le arie si dà. Sì, davvero, povera mamma. Fu lei che ci volle mandare dalla Squilloni, dalla famosa Squilloni, maestra di biancheria fine a Firenze. Gesù della Croce. Quanti sacrifici la fece, povera donna. Io sono tornata, Buongiorno, Giselda. Giselda, sei riuscita a trovarle poi con le matassine Lilla? Sì, l'ho trovate. Oh, ma se credete che la Marchesa con tutti i suoi quattrini l'abbia regolato il conto, vi sbagliate di grosso. Si sa. Più ricche le sono e più le ci fanno sudare. Non ti confondere, tanto su quelle non ci piove. Già. Tanto tocca a me andare avanti e indietro. Dio mio, com'è risentita la vostra sorella. Beh, bisogna compatirla, se volete, con tutto quello che ha avuto dalla vita. Però voi, come al solito, siete state di molto generose. Ditemi un po', dove la sarebbe andata se non l'avesse avuto voi quando il marito la piantò? Va bene, dove la doveva andare? La non aveva che noi, quindi... Carolina, ora qui cosa ci metto? Il rosso chiaro o quello scuro? Dunque, fammi vedere. Dunque, io direi... Direi... Questo, ecco. Ti pare? Sì. Guarda bello. Ci sta proprio bene. Davvero, bene. Lascia l'arte, vero? Non si le lascia il tocco, lascia. La vostra povera mamma la gli ha fatti i sacrifici, ma i frutti ora si vedono. Se no chi li levava? Tutti i debiti e l'ipoteca li aveva fatti il Sor Filippo, L'ipoteca li aveva messo su questa casa e sul podere. Ce n'è voluti, devorrevi. Andiamo, Fidalmo, ormai... acqua passata, è inutile andare a rivangare. Delfina, E il vostro Carlino, poi? È sicuro che la sposa, l'argia di Gambacciano? Ma se le son rose le fioriranno, signorina Teresa. È proprio vero, A un bello tocca sempre una brutta, si sa. Ma l'argia è un fior di figliola, signorina Carolina, ovvia. Oddio. Tutta tinta come lei. È difficile, vero, giudicare. Laviamo il viso e poi si vede quello che rimane. Fidalma, e voi? Quel podere? L'avete finito di pagare voi? Sì, signorina, grazie a Dio, sì. 1000 lire e poi è fatta. Ecco, 1000 lire, Sì. Chi ve le dà le 1000 lire? Ma, il Dio provvederà. Agnese? E quella povera vostra creaturina che soffre sempre di vermi, che è una pena vederla. Io gli darei delle belle uova di giornata sbattute con lo zucchero. Ditelo a Fellino. Ma mi scusi, sa signorina, ma il suo fattore gli è talmente esoso. No. Andiamo. A Fellino si dice noi. Sì. Due parole. Giselda!
sono quasi l'11, viene Monsignor Berardinelli, te ne ricordi il caffè? Il caffè gli è di già sul fuoco. Che glielo porta lei, se la Giselle, dalle sue sorelle? Il caffè a quelle due grulle? Fossi matta, pensaci te. Oh, io sono Giselle, e bisogna compatirle. Le sono due zittelle. Noi, la nostra vita, l'abbiamo vissuta. È per quello che me ne è venuto. Invece la guardi, io i miei sbagli li rifarei, tutti. O che vita quella delle sue sorelle? All'infuori dei lavori che l'hanno visto. Colpa loro. Sono 30 anni che non alzano gli occhi da telai. E sì che ora potrebbero anche smettere. I quattrini non gli mancano davvero. Ma se le smettessero di lavorare, che farebbero? O non vede la domenica pomeriggio? Tutto quello che le sanno fare è di mettersi in ghingherdi per guardare dalla finestra le coppie che salgono a Settignano. Ui! Questo è Monsignore? Sì, sì. Allora, via, sì, donna. Sì, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Grazie. 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 Mamma mia. Ok, tira fuori la roba subito. Buongiorno, buongiorno signorina. Prego, si accomodi. Grazie, grazie. Si accomodi, scusi. Non disturbatevi, per carità. Scusi, monsignore, è tutto in disordine qui. Oh, quando si lavora, sì, vero? Tanto, è vero. Quando si lavora, purtroppo, la confusione bisogna fare. Ecco, questa è la pianeta, monsignore. Osservi il ricamo, ecco. Brave, brave figliole, avete delle mani benedette. Una vera meraviglia, monsignore. Questa è la pianeta delle suore di Vincigliata. Se lei la vuole così, monsignore, le è un conto. Oppure io le posso mostrare anche. Vai, puoi vedere che questa è la Riccardi. La marchesa, sì. Riccardi. Carolina, sì. Fagliela vedere te l'altra, sì, pianeta. A monsignore, scusi tanto, monsignore, ma... C'è la marchesa Riccardi, un minutino solo. Non si preoccupi, signorina. Ecco qua. Questa è l'altra. No. Buongiorno, marchesa. Buongiorno. Ecco, marchesa, venga. Venga, si accomodi. Si accomodi, signorina. A che punto siamo? Ah, a buon punto, a buonissimo punto. Ma che buon punto? C'è solo 2 mesi alle nozze? Scusi, marchesa, ma... Guardi, ecco qua, è tutta roba sua, sa. 2 dozzine di tovaglie, tutte a traforo con i tovaglioli. 2 dozzine di lenzuola e federe, tutte a punta giorno, con le loro brave cifre. Ecco qua, guardi, tutte a punto corallo e a punto pisano, vede? E 2 dozzine di combinazioni. Quando abbiamo ricamato anche le camicie da notte, le culottine... E la camicia da sposa. Ecco, il calice con l'ostia in centro, e poi tutti i fiori intorno, appunto, raso e del traversato in oro. Ah, ecco. Molto bello, bello, molto signore. Bello, stupendo. È vero, sì, è bello. E anche poi, ecco, sì, ecco da un'altra... Non starebbe troppo bene. È vostra cliente anche lei? Troppo forte, invece quel colore... Teresa, per favore, guarda c'è la signorina. Beh, ma il campanello che si è rotto? Il cancello gli era aperto come sempre, signorina. Ecco, allora la venga qua, eh? Venga qua, si metta un momentino qui. Ecco, guardi, qui c'è già della roba sua. Abbiamo già cominciato il lavoro. Io devo far vedere dei figurini alla signora Marchesa. Scusi tanto, monsignore. Ecco, Marchesa. È tutto a colori, vedi? Sì, vero. Signore. Da parte poi tutto. Io sono 10 giorni che aspetto la mia roba, signorina. E ho pagato anche in anticipo. E lei, Marchesa, come lo porta il busto? Di stecche o d'elastico? Va tanto l'elastico quest'anno. Ecco, guardi. Vero che va l'elastico? Sì, sì, guardi questi bei pizzi, guardi, ne scelga qualcuno che le piace, poi me lo dice. Ecco, un minutino solo di pazienza. Scusi, eh. No, signorina, per carità. Ma che siamo da... Come va? Signorina Danila. Si fa quel che si può, monsignore. Figliola mia. Dio vi tenga la sua mano sul capo. Grazie. Allora, monsignore... Oh,
Ecco, sì, questa è molto bella. Naturalmente vorrei però qualche fiore in più. Si può cambiare, si può, signore. Benissimo, e allora vada per questa. Arrivederci, figliole, arrivederci. Arrivederla, signorina Danila. Monsignore. Monsignore. Signora Marchesa, signorina. Ah, i miei rispetti alla signora Giselle. Grazie, grazie. Grazie, arrivederci. Grazie, grazie. Marchese, per il velo, io consiglierei di evitare il nastrino che lei aveva suggerito al raso bianco. Signorina Carolina. Signorina Carolina, e che lo posso dare ora il letame a cavoli? Signorina Carolina, il letame. Signorina. Signorina Teresa, ma questo letame, insomma, lo posso dare o lo posso dare? Ma Fellino, ma ti sembra questo il momento? Ma vai via. E io vo via, vo via. Scusi, ma... Dice... Intanto cavoli vanno a passi benedetti. Ma che proroga e proroga. Se domani mi porti la fitta ti do la disdetta, è sui due piedi. Oh, signora, ma lei che la dice? La disdetta? Ma la si mette una mano sulla coscienza? Io ero qui a Piccione, che c'era il suo povero babbo. E se visto me li ha finito il babbo, con no, dei tipi come te. No, 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 guardi signora, questo no, non lo deve dire. Il suo babbo per me, il suo babbo, buon'anima, era un gran bravo uomo. Ecco. Addio, Fellino. Addio, Nini. Insomma, me lo vuol dire lei, signora, quando l'ho da ammettere questo letame maledetto? Tu lo chiedi a me? Chiedilo a quelle due strulle che non gli piace il puzzo. Loro il letame lo vorrebbero profumato alla menta. Però Cecco gli aveva ragione, eh. Il suo povero babbo era un gran bravo uomo davvero. Bravo a spendere. E poi, parlandone da vivo poveromo, gli ultimi anni gli era sempre ubriaco. In questo mondaccio cane o quel che si tribola, signora Giselda, e lei me l'insegna, eh. Noi uomini bisogna pigliarci come siamo. Voi uomini? Voi siete tutti una gran brutta genia. Ok, lei ce l'ha sempre con quest'omini, sono Giselda. Quando è di maggio, le ciliegie sono nere. Giusto te, portaci in un cestino a desinare. Sarà servita, sora Niobe. E tu parli bene, te Niobe, eh? Come se non t'avessero trattato come... Che la vuole? Avevo 15 anni e c'aveva perfino moglie. Anche ammogliato. Tu l'ha preso. Ma io lo sapevo. Poi che significa ammogliato? Quando ci si vuole bene. Ma che bene bene. Ma se t'abbia dato mezza una strada e con un figliolo. Ah, con un giovinotto grande e grosso che si è fatto la sua strada da sé. Io neanche quello. Eh sì, che pareva un così bel partito il suo signor sposo. Ricco, bello, elegante, struito. Vorrà dire un cattivo soggetto, un prepotente, un libertino senza scrupoli, un perdigiorno che Dio l'avessi mai incontrato. 5 anni di pene per 2 mesi di gioia. 2 mesi sono 2 mesi. O come tu ragioni te? E le amarezze, i disagi, le umiliazioni che ho patito per quell'uomo, anche la fame. Allora l'avevano ragione le sue sorelle quando l'era incontrare in matrimonio. No, no invece, l'avevano torto, perché quella era gelosia. No, sì, sì, era l'odio per me che ero felice e tanto più giovane di loro. Era rancore, era la speranza di vedermi tornare a casa a mani vuote. Ecco, ecco che l'era, sì, sì. L'hanno vinto loro, ma vorrei essere nei loro panni, che neanche il diavolo l'ha volute. No, non erano mica brutte quando le erano giovani. Ma chi l'ha vista? E sono sempre rimaste chiuse qui dentro a lavorare. Le sono rimaste fuori strada. Thank you.